Bitus prima edizione nella città di Pompei non poteva mancare lo stand di Chuck Sigita con Francesco Cairone, e poi dietro la camera c'è anche Gianni Petrizzo che sta riprendendo insomma questa intervista. Francesco, allora, primo giorno di fiera per quanto riguarda la scuola, un'esperienza che giunge a distanza di 2 anni, insomma con la pandemia un po' tutto si è bloccato, ma Chuck Sigita è già ripartita però quest'anno. Sì, salve a tutti. È già ripartita perché a settembre e ottobre abbiamo fatto un paio di cortometraggi, in quanto, per chi non lo sappia, si tratta di campi scuola dedicati al cinema, dove all'interno di una gita scolastica i ragazzi girano un cortometraggio. E poi tutti i cortometraggi realizzati durante l'anno verranno proiettati durante il festival che in genere noi facciamo al Cinema Plaza di Napoli a settembre. Sì, sta ripartendo lentamente, però troppo poco per ora, causa Covid ovviamente. Dobbiamo un po' metterci alle spalle il Covid, che sembra che sia diventato un'influenza. Dobbiamo guardare avanti, perché sennò poi dopo soffriremo di altro. Quindi spero molto nel prossimo anno, e anche per questo ho voluto partecipare alla Bitus, una fiera che potrebbe essere interessante. Il primo giorno, diciamo, qualche mancanza, però tutto sommato faccio un elogio a chi l'ha organizzata per l'idea, perché ci vogliono queste fiere di settore, quindi il turismo scolastico è importante, va migliorata di molto. Noi siamo di qua a presentare questo progetto e anche un'altra iniziativa insieme alla professoressa Lina Misasi di Portici. Si trattano di gite scolastiche che sono improntate, oltre che sul divertimento dal punto di vista ludico, anche per quanto riguarda l'apprendimento, e questo lo si fa attraverso delle lezioni che vengono anticipate in classe, poi una verifica dopo la gita che si fa attraverso un'app che si scaricano i ragazzi, e quindi attraverso questo gioco loro devono rispondere delle domande e si va avanti. E alla fine poi ovviamente chi risponde vincerà dei premi, che verranno anche questi premi consegnati in occasione appunto del festival che facciamo per Chuck Sigita. Dopo andiamo nel dettaglio con Lina Misasi su questa iniziativa che sembra essere molto molto interessante. Sì, sì. Però rimarchiamo anche che il progetto Chuck Sigita, oltre ad essere un'opportunità per i ragazzi che fanno una gita scolastica, è anche promozione del territorio, non ce lo dimentichiamo. E noi siamo qui per promuovere il Cilento soprattutto, perché nel progetto c'è sì la gita scolastica, c'è il progetto cinematografico, quindi la realizzazione di un cortometraggio con i ragazzi, ma c'è anche la promozione turistica soprattutto dei luoghi del Cilento. Sì, hai detto bene, questo è un tasto un po', come ti devo dire, che mi fa un po' male parlarne, perché sono 9 anni che io e Gianni Petrizzo facciamo questi campi scuola, questo festival, realizzando dei cortometraggi dove si lanciano dei messaggi sociali importanti, dove sono i ragazzi i veri protagonisti, e attraverso questi messaggi lanciamo anche una promozione che riguarda il territorio, perché i cortometraggi vengono realizzati ad Ascea Marina, ad Agropoli, a Pestum, a Santa Maria di Castellabate, a Trentinara, a Castellammare di Stabia, a Pompei, a Napoli città, a Matera, per dire, noi promuoviamo il territorio, perché poi questi cortometraggi, le immagini di questi cortometraggi vengono poi proiettate nelle scuole, sui siti di scuole che partecipano, che vengono da Milano, Vercelli, Torino, Siracusa, Firenze, Roma. E mi fa male, come ho detto prima, che non ci aiuta nessun ente è capace di aprire gli occhi e vedere quel lavoro che facciamo io e Gianni Petrizzo per il territorio, e mi dispiace perché poi vengono, diciamo, sponsorizzate delle iniziative veramente di cultura medio-bassa. Francesco, diciamola anche tutta quanta a 360 gradi, e sì, cioè tu dicevi bene quando parlavi di promozione delle bellezze paesaggistiche, culturali, storiche, eccetera, eccetera, ma noi dobbiamo dirla
proprio tutta, perché si parla tanto di turismo, di destagionalizzazione. Cioè, Xi Gita non è solo a maggio, aprile, a giugno, e anche nei mesi invernali. E tra l'altro io ci terrei a precisare che i ragazzi, quando arrivano nei nostri luoghi, nei nostri borghi, acquistano il souvenir, fanno realmente turismo, perché mangiano nelle strutture, dormono nelle strutture. Quindi non è solo la visita al paesaggio, ma c'è un turismo a 360 gradi, e questo è bene che noi lo facciamo presente sempre. Bravissimo, guarda, tu Raffaella fai parte del progetto, quindi sei molto informata, quasi più di me. Hai toccato un altro elemento importante di Xi Gita, perché solo per quanto riguarda questi campi scuola, in 9 anni sono venuti 6.000 arrivi studenti, 6.000 arrivi, quindi considerando che si fermano 3 notti, parliamo di 18.000 presenze, di un fatturato esagerato che va dal negozio che vende i souvenir, come dici tu, alle pizzerie, ristoranti, guide turistiche, alberghi. Quindi cioè, noi creiamo veramente un movimento pazzesco in Campania, soprattutto nel Cilento, perché devo dire che il 70% delle scuole che hanno girato Xi Gita sono venute nel Cilento senza avere una risposta dagli enti, e questa è una cosa che mi dispiace, perché ci sono, immagino, spero, dei sindaci che siano sensibili, diciamo, al turismo, perché poi il turismo, diciamo, è l'elemento principe, quello che fa l'economia del territorio cilentano. Quindi chiudere gli occhi di fronte a un progetto del genere, non perché lo facciamo noi, perché comunque abbiamo dei riconoscimenti fuori dalla regione, cioè ci hanno invitato a fare questo progetto in Lombardia, cioè abbiamo avuto il piacere di avere articoli su giornali che riguardano il nord, come il Piemonte, voglio dire, cortometraggi che hanno partecipato a festival in America. Cioè, quindi non si fermano solo nel territorio nazionale, ma si va anche oltre. Quindi un aiuto per noi sarebbe, diciamo, fondamentale per la crescita, diciamo, del progetto. Approfitto delle telecamere per fare questo appello a chi occupa determinati ruoli di aprire gli occhi e di promuovere le iniziative, quelle che contano. E forse lasciare stare qualche altra iniziativa, mi dispiace dirlo, ma ce ne sono diverse che non portano frutti, perché alla fine sono sempre i numeri quelli che contano, e noi li facciamo. Speriamo che non varrà il detto Nemo profeta in patria per Xi Gita, ma che gli enti locali, insomma, possano svegliarsi da questo lungo sonno, diciamo, dovuto alla pandemia. Ecco, sì. Mettiamola sempre in mezzo, sì, questa pandemia, che è un po' la scusante di Bravissima. Tutti. E che dalle prossime settimane, mesi a venire, possano concretamente realizzare dei progetti interessanti come quello di Xi Gita. E non lo dico io che faccio parte dello staff, ma come ha detto Francesco lo dicono, ecco, più voci, quindi proprio per sponsorizzare sempre di più e al meglio il territorio del Cilento. Con il progetto di Lina Misasi si va ad incrementare Xi Gita con questa particolarità. Da cosa l'idea e perché, Lina? Allora, da cosa l'idea? Buongiorno a tutti innanzitutto. Come ex docente, sono in pensione da pochi mesi, ho accompagnato spesso i ragazzi nei viaggi di istruzione. E che cos'è il viaggio di istruzione? Per i ragazzi la prima occasione di allontanarsi da casa, dai genitori, e viverla con divertimento. Perché non coniugare questo divertimento con l'apprendimento? Perché il viaggio di istruzione dovrebbe avere la sua razza proprio nell'apprendimento, un apprendimento fatto in maniera diversa al di fuori dell'aula. E come stimolare? Stimoliamoli con i loro stessi strumenti. Una verifica con un escape room. L'escape room è un gioco, lo conoscono in tanti, dove bisogna rispondere a delle domande per arrivare ad una soluzione. La verifica verrà fatta con questa applicazione, un escape room, nella quale i ragazzi risponderanno a delle domande date da sia una serie di lezioni propedeutiche che vengono fatte prima della partenza per spiegare non tanto i siti che vanno a vedere, perché poi lì avranno le guide, ma lo spirito del viaggio,
entriamo nel perché di questo viaggio, nella motivazione, nelle figure più influenti, le figure storiche o letterarie. E poi quindi le domande che porteranno alla fine ad un accesso a un codice per chi sarà bravo e quindi supererà tutte le camere, le room, e l'accesso ad un premio. Quindi si divertono, apprendono e verranno premiati se sono stati bravi. E questa escape room diventa anche un feedback per l'insegnante, perché va a verificare tutti gli apprendimenti avvenuti nel corso del viaggio di istruzione. Bene, allora non ci resta che dare appuntamento ai nostri telespettatori, a chi ci segue, insomma, di stare attenti alle prossime edizioni di Ciaxigido, perché vedremo anche il risultato di questo nuovo progetto che si va a abbinare con il progetto Ciaxigido. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati sui nostri canali, ovviamente. E l'appello ovviamente è alle istituzioni di dare maggiore importanza a questi progetti, che sono veramente di vitale importanza per i ragazzi soprattutto. E noi sul cineturismo crediamo moltissimo, quindi fate benissimo a realizzare questo progetto. È un progetto sul quale contiamo di investire. È un'opportunità anche questa, che deriva da alcune esperienze già fatte come la vostra, ma che deve in qualche modo incrementarsi, fare massa critica, ma soprattutto deve ritrovare un percorso un po' anche a ritroso, in cui le esperienze migliori devono essere valorizzate. Non si inventa nulla, veramente si può creare in queste cose. Si può distruggere parecchio, ma non si può creare. Bisogna, quando l'azione pubblica entra nell'economia, e soprattutto nell'economia turistica, deve cercare intorno a sé, guardare intorno a sé e vedere quelle cose belle che sono state fatte, non mortificarle ma anzi enfatizzarle, ovviamente nel rispetto dei ruoli, che deve essere sempre un rispetto dei ruoli in cui il pubblico fa il pubblico, il privato fa il privato, ma devono fortemente dialogare tra loro, e ciascuno deve prendere dall'altro l'occasione che gli è data.